cioè, mentre appunto, come aveva accennato Franco Russo, le associazioni industriali parlano della gestione capitalista dell'ambiente, ricordo che questi, poi è quasi un caso, sono passati circa più o meno 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale. E in questi 100 anni la popolazione è aumentata di 4 volte e mezzo. Il consumo di energia è aumentato di circa 8 volte e mezzo e il consumo di materia è aumentato di circa 13 volte. Ora, con quello che gli ecologisti, gli industrialisti ci propongono, aumenterà ancora di più, ma soprattutto aumenterà il consumo di quelle che sono chiamate terre rare, che, come ho ricordato stamattina, sono estratte da manodopera pagata o addirittura non pagata, da bambini che muoiono durante i lavori, e noi di questo non ci preoccupiamo, e le associazioni industriali di questo non si preoccupano. Quindi la prima cosa è, come però, peraltro veniva detto anche questo, non mi ricordo se nell'intervento di Franco o in qualche altro intervento, bisogna dimistificare questa diciamo, visione green. Ma bisogna dimistificare anche la visione, diciamo, quella visione greenwashing di quell'area rosso-verde che però si presta in maniera continuativa a condividere scelte negative. Insomma. L'altra cosa che mi sembra utile ricordare è unire a questi discorsi una, diciamo, quella che mi sembra Patrizia abbia chiamato la necessità di una riflessione, diciamo, lenta ma approfondita, che ci permetta, partendo dal fare, di ricostruire una riflessione completa su questi tempi, e anche tenendo conto di quello che è un problema davvero grosso, che è la crisi della democrazia e la crisi della rappresentanza. L'altra cosa che mi sembra utile sottolineare è che noi non partiamo da zero. Nell'ambito della sinistra, come ha ricordato Roberto, soprattutto nella storia del Partito Comunista da un lato, ma io ricordo quello che riguarda me anche la storia della democrazia proletaria, questi temi, seppur abbozzati, sono stati affrontati. Poi c'è mancata la capacità di unificarli e soprattutto la capacità di investire tramite queste idee le politiche. Noi per molto tempo siamo rimasti come sinistra legati a una cultura industrialista, una cultura giustamente legata alla difesa dell'occupazione, ma che non sapeva coniugare l'occupazione con la qualità del lavoro, con le cose che si facevano. L'importante è anche, appunto, come veniva detto, demistificare dal punto di vista dei linguaggi, usate, le parole che vengono usate. Un'altra riflessione importante, anche perché mi sembra utile che venga, diciamo, affrontata per capire cosa fare, è tutta questa sbornia sul digitale. Cioè, il digitale è stato presentato come quella cosa che ci permetteva di razionalizzare tutto, poi in realtà, a parte un dato che sicuramente è positivo, che è quello di aumentare la capacità di condividere conoscenze, poi alla fine si è rivelata una cosa che è stata, che non ha razionalizzato niente, ma anche che anzi è stato utilizzato per peggiorare la vita di molte persone. E l'ultima cosa che adesso è stata citata, che mi sembra utile, che in realtà è un'ulteriore eccezione di quello già detto da altri, è che partendo da queste riflessioni, un obiettivo della sinistra sia quella di ricostruire e di costruire unità. Unità su tutti questi temi, insomma. Quindi mettendo insieme anche cose magari un po' difficili da affrontare, complesse, che però appunto in parte sono state già affrontate nel passato, che però noi dobbiamo riattualizzare. Per esempio il discorso di cosa produrre, come, per chi. La questione, per esempio, una delle ultime citate, che è la questione di un altro modello di finanza. Insomma. Questo è un tema che diventa essenziale
per il futuro. Insomma, lasciare in mano la finanza, appunto, alla finanziarizzazione dell'economia e della politica è un disastro che conosciamo tutti. Penso che su queste cose il lavoro da fare non sia facile, sia sicuramente lungo. Noi, come Trasform, nel nostro piccolo, cercheremo di mettere a disposizione il nostro lavoro, le nostre competenze, speriamo che altri ci aiutino e speriamo soprattutto che quelle forze politiche un po' più attente a queste cose, un po' più, diciamo, attive, ci diano una mano a farlo.